Dispiace perché il primo tempo l'avevamo fatto veramente bene, purtroppo su un'ingenuità difensiva abbiamo preso questo rigore e siamo andati sotto di un gol. Il secondo tempo, logicamente, giocare per ribaltare il risultato contro una grande squadra era molto difficile, però le ragazze hanno tenuto il campo bene, nonostante il risultato abbiamo creato anche un paio di situazioni per poter accorciare le distanze, abbiamo preso una traversa. E tante cose, e poi come hai detto te, mi sarebbe piaciuto giocare questa partita con tutte le effettive a disposizione. Purtroppo per noi sei giocatrici, di cui ne stiamo perdendo da molto tempo, però le ultime due che sono aggiunte, Davina Filgens e Dukova, per noi sono due giocatrici importanti. Quindi sono contento per quelle che hanno giocato e per quelle che hanno esordito, come da Canalo, Pelinghelli aveva già esordito, però. Tante giovani che vanno in campo, soprattutto contro una grande squadra, è motivo di esperienza anche per loro. E questa linea della società, come fa la prima squadra maschile, lo dobbiamo fare anche noi e come è giusto che sia, abbiamo sposato questo progetto e dobbiamo portarlo avanti. Sono felice perché le vedo in allenamento anche quando vengono giù dalla primavera e qua cerchiamo sempre di alternare le giocatrici della primavera a venire giù a fare gli allenamenti con la prima squadra per poter avere poi la possibilità, come oggi Nicole da Canal, per quanto riguarda l'esordio. E dobbiamo continuare su questa strada perché credo che sia la strada giusta per poter far crescere prima di tutto le giovani, ma anche e soprattutto questo movimento. Mi aspetto di fare 12 punti, ci sono 12 punti a disposizione, abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare e difendere prima di tutto il terzo posto che. In questo momento abbiamo 6 punti di vantaggio sulla Roma, il quarto è già sicuro perché avendo 13 punti di vantaggio sull'Empoli, il quarto è già sicuro. Difendere il terzo posto e perché no? Provare a puntare anche al secondo, logicamente dobbiamo sperare in qualche inciampo del Milan. Si è ricevuto questo prestigioso riconoscimento della panchina d'oro, grande merito va al mio staff e soprattutto alla società, ma ancora di più alle mie ragazze che alleno e che tutti i giorni condividono con me il fattore del campo. E quindi questo per me è stato motivo di soddisfazione e effettivamente mi sono anche un po' commosso. Siamo dispiaciute perché pensavamo di portare almeno un qualcosa di bello a casa oggi, però non dobbiamo mollare, abbiamo perso una partita e abbiamo fatto tante altre bene, quindi non ci sta che perdi perché se fai un campionato così, quando perdi poi è difficile accettare la sconfitta. Quindi questo è positivo perché vuol dire che stiamo iniziando a imparare a avere la mentalità vincente. Però niente, ci dobbiamo rimboccare le maniche e andare avanti. Sicuramente non abbiamo fatto la nostra partita perfetta perché abbiamo sbagliato tanto, però bisogna lavorare e andare avanti e vedere la prossima. Sapevamo, noi gliel'abbiamo detto, ragazzi, noi dobbiamo fare la partita perfetta. E questo, cioè, nel senso, abbiamo fatto una partita, però non è stata la partita perfetta perché abbiamo sbagliato. E contro la Juve, chi sbaglia paga, perché poi non è che noi sbagliamo e la Juve ha segnato, la Juve gioca bene, c'ha delle giocatrici forti e quindi ti fa male se tu gli dai quei spazi. Il futuro è sicuramente giovane, insieme alle esperienze si cresce. Ci sono due o tre ragazzine che possono crescere veramente bene con il Sassuolo e hanno dimostrato di dire la loro, anche essendo diciottenne, cioè nel senso, quindi sono state brave, ma le ragazze, sì, sono ragazze giovani, ma io penso che una diciottenne che entra contro la Juve deve essere solo felice, cioè nel senso, è in Serie A. Quindi complimenti a loro e complimenti al mister che ha avuto coraggio di farle giocare. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, quindi noi pensiamo ai 12 punti e li vogliamo tutti, poi vediamo alla fine come va a finire. Sicuramente combattiamo per il terzo, però non siamo tanto così lontani dal secondo, che sarebbe un bel obiettivo, però noi ci proviamo, vediamo alla fine come va.